Siamo con Don Giuseppe Mengoli, vescovo eletto di San Severo, da poche ore qui nella sua parrocchia, a Maglie. Eccellenza, qual è il primo pensiero che le viene dal cuore per la chiesa di San Severo che, ha tanto, voglia di incontrarla? Questa sera è una doppia sorpresa. La prima, innegabilmente, è il dono che ho ricevuto dal Signore con la chiamata all'Episcopato da parte del Papa Francesco, un dono che è sempre un mistero, che mi invita ad entrarci e a diventarne strumento docile per il bene della Chiesa. La seconda sorpresa è la vostra presenza, che mi rincuora, è una carezza al cuore ed è un invito a far cedere qualsiasi resistenza, a capire davvero che la Chiesa in fondo è una, ha degli orizzonti amplissimi, sì, delle delimitazioni giuridiche, divisioni per diocesi, ma siamo uniti dalla stessa fede, dalla stessa fraternità, da riconoscerci che Dio è Padre di tutti. Per cui io rivolgo volentieri il mio pensiero di saluto a tutti i sacerdoti innanzitutto, che saranno i miei stretti collaboratori e con i quali vorrò vivere una relazione piena, personale, intensa, perché esprimano nell'unità la bellezza di essere figli di Dio e missionari. E poi un saluto caro a tutte le famiglie, ai giovani, a tutti coloro che soffrono, perché ogni terra è sempre benedetta da Dio, come quella di San Severo, ma ogni terra, proprio perché terra, è anche ferita, ha con sé tutto il peso della storia, la fatica della storia. Verrò in punta di piedi, verrò assumendomi le mie responsabilità, quelle che il Signore mi ha affidato, ma certamente verrò con l'entusiasmo di trovare il Signore in questo popolo e di portarlo nel mio piccolo. Eccellenza, una grande gioia per la Chiesa di Otranto che l'ha generato nella fede, nel presbiterato. Sì, senz'altro, perché Don Giuseppe è una persona di grandi qualità, piano umano, spirituali, pastorali. Ed è una persona semplice e vicina alla gente, alle persone, soprattutto ai poveri e sofferenti. E allora noi siamo contenti che vada dove il Signore lo manda, a San Severo, con grande gioia e anche con un po' di dispiacere perché perdiamo una persona di riferimento nella nostra diocesi. Ma dai, si dona con gioia. Grazie.